Vieni nell'Alpina Arena Senales e vivi la tua avventura. Care amiche e cari amici, il periodo più magico dell'anno è arrivato. Manca poco a Natale e voglio portarvi a scoprire come l'Alto Adige si prepara alle feste. Il mio viaggio comincia da qui, da Bolzano e i suoi mercatini. Siamo nella splendida cornice dei mercatini di Bolzano e siamo in compagnia di Martina Spinel dell'azienda di soggiorno di Bolzano. Ciao Martina. Piacere. Buonasera, ciao. Senti Martina, chiaramente il mercatino di Bolzano è sicuramente uno dei mercatini più vissuti dell'Alto Adige. Certo, la magia del Natale che trasforma il capoluogo bolzanino fino al 6 di gennaio in quella che è, diciamo, la capitale del Natale porta sempre un carico di emozioni, di tradizioni, e lo possiamo vedere proprio percorrendo tutte le vie e le piazze della città di Bolzano, quindi non solo ai piedi del grande albero di Natale, ma proprio attraverso le bancarelle fino a tutte quelle che sono le vie decorate a festa. Nonostante, insomma, abbia già 32 anni il mercatino di Bolzano, insomma, non sembra sentire il peso degli anni. Abbiamo sempre un grande impegno in tutto quello che è l'allestimento decorativo, ma soprattutto in tutto quello che è l'atmosfera natalizia che noi desideriamo trasmettere ai nostri concittadini e le concittadine, ma anche a tutti gli ospiti, perché per noi il valore principale è quello della tradizione, di tutto quello che è la magia del Natale che portiamo non solo attraverso le bancarelle con i loro prodotti di artigianato, di gastronomia, ma anche tutte quelle che sono le tradizioni, dalla musica. Quindi abbiamo un ricco programma di appuntamenti musicali, ma anche a quelle che sono un po' le attività del periodo invernale, come la pista di pattinaggio, i concerti, quindi tutto quello che riscalda il cuore. E poi i numeri del primo weekend dei mercatini sono sicuramente positivi. Ci fanno ben sperare, nel senso che siamo partiti con il piede giusto, abbiamo avuto un riscontro positivo, ora attendiamo quelli che saranno i prossimi fine settimana. Speriamo che sia appunto un magico Natale non solo per Piazza Walter, per tutta la città, e quindi che si possano incontrare ospiti di provenienze diverse, i nostri concittadini altoatesini, perché alla fine il Natale è quello che riscalda il cuore, e perché no, ritrovarsi al mercatino è sempre una buona tradizione per tutti. È un buon motivo per scambiarci gli auguri di buone feste. Grazie, grazie Martina, grazie. E appuntamento allora, ci vediamo ai mercatini. Volentieri. Grazie. Grazie a voi. Dopo una passeggiata tra le bancarelle in Piazza Walter, tra le luci e i profumi, è arrivato il momento di cercare i regali di Natale e da qui proseguiamo dunque il nostro viaggio. Natale è da tradizione tempo di regali. C'è un posto dove possiamo trovare veramente di tutto e questo è proprio il Twenty. Stefania, cosa possiamo trovare qui al Twenty? Qua al Twenty si trova di tutto, veramente. Ce n'è per tutti i gusti. Partiamo da regali un po' più classici, come abbigliamento per uomo, donna, bimbi, ragazzi, per poi passare magari ad articoli sportivi, articoli per lo sci, per la slitta, per le piste innevate, piuttosto che i bike, giochi per la PlayStation, set per la skin care, palette di trucchi, quindi ce n'è veramente per tutti, tutti i gusti, tutte le età. Tanti negozi, tante idee appunto per i regali di Natale, ma se fossi ancora indeciso? Per gli indecisi, ma soprattutto per chi vuole lasciare veramente libertà di scelta a chi riceve il regalo, c'è la Twenty Gift Card, che è questa tessera, questa gift card appunto, valida in 80 negozi,
incluso il supermercato, 7 ristoranti, il cinema, il Cuny Kids Park, quindi con un regalo puoi regalare veramente la libertà di un intero centro commerciale. Inoltre si diceva appunto che in questo periodo, oltre allo shopping, c'è dell'altro al Twenty. Esatto, perché col 3 dicembre cominciamo con un calendario fittissimo di appuntamenti a tema natalizio e non. Quindi partiamo domenica 3 dicembre con la sfilata dei Krampus, proseguiamo poi mercoledì 6 dicembre con il Nikolaus insieme al suo aiutante l'Angioletto, che distribuiscono i dolci tra le gallerie del Twenty e anche alcuni Kids Park. Il weekend dell'8-9 dicembre abbiamo dei laboratori creativi per preparare la letterina per Babbo Natale e anche per preparare gli addobbi per l'albero di Natale con materiali naturali, muschio, pigne, tutto materiale appunto naturale. Proseguiamo con lunedì 11 dicembre, in collaborazione con Atesia ospitiamo Gigliola Cinquetti, che presenta il suo primo libro. Andiamo avanti col weekend del 16-17 con Babbo Natale al Twenty. Sarà possibile consegnare la letterina e anche fare una foto con lui. E poi concludiamo con lunedì 18 dicembre insieme ad Alice Martini, una pasticcera e content creator, sempre in collaborazione con Atesia, presenta il suo libro. E allora non mancheremo d'esserci. Grazie. Ti aspettiamo. Grazie Stefania. Grazie a voi. Una bicicletta è sempre un regalo molto apprezzato e per trovare la migliore sono andato da Papin Sport. Ciao Luca. Ciao, piacere. Senti Luca, cosa trovo qui da Papin Sport? Noi di Papin Sport offriamo un'ampia gamma di biciclette elettriche, di bike appunto, principalmente della marca Cube, che qualità prezzo è una delle migliori marche al mondo. Offriamo noleggi a hotel, aziende e privati e vendiamo i bike nuove o ricondizionate. Le bike ricondizionate sono i bike che al termine del periodo di noleggio vengono ricontrollate completamente e rimesse a nuovo. Sono i bike che hanno un anno di garanzia sui motori e sulle batterie e quindi rispetto a comprare un e-bike da un privato si ha una garanzia di avere un e-bike in ottimo stato. Perché l'e-bike è il regalo giusto di Natale? Da tempo per me l'e-bike è sinonimo di libertà e autonomia e permette di scoprire le vallate e le montagne dell'Alto Adige. C'è una bellissima frase di una famosa ciclista, Antonella Belluti, che dice che... Campionessa olimpica, ricordiamolo. Esatto, doppiamente, due volte. E che dice: l'unica catena che rende liberi è quella della bicicletta. E noi appunto adesso abbiamo sul nostro sito web tutte le bike ricondizionate che vendiamo e, data l'altissima richiesta, è opportuno organizzarsi con anticipo e quindi l'e-bike secondo me è un ottimo regalo per Natale. Benissimo. Papin Sport lo troviamo a Bolzano, ma non solo. Esatto, esattamente. Abbiamo oltre 80 punti di noleggio, principalmente lungo le due vallate principali, quindi la Val Pusteria e la Val Venosta. E abbiamo 5 officine negozi principali, ovvero a Bolzano, Merano, Malles, Brunico e San Candido, che è appunto anche la nostra sede centrale. Luca, io ti ringrazio per la tua gentilezza e soprattutto anche la tua competenza. Grazie. Grazie mille a voi. A questo punto io mi prendo la mia bicicletta e vado verso Merano. Volentieri. Grazie. È proprio Merano la nostra prossima tappa. Prima di arrivare in città, ci fermiamo a Sinigo da Camping e Caravan. Siamo in compagnia di Andrea di Camping e Caravan. Ciao Andrea. Ciao Emanuele, buongiorno. E grazie dell'ospitalità innanzitutto. Grazie a voi. Siamo nel mondo del tempo libero, Andrea. Esattamente. Allora. Negozio sempre ben fornito di accessori e anche tutto quello che è l'attrezzatura per il campeggio. Inoltre a questo abbiamo pensato di prendere anche dei prodotti nuovi per lo sport e il tempo libero, ovvero per l'hockey con Fisher e con Ferrina per quanto riguarda zaini, ciaspole, per poter andare in montagna in piena libertà. Ma la cosa bella, Andrea, è che questo negozio lo possiamo vivere d'estate per un motivo e d'inverno per un altro. Ce lo racconti tu. Esattamente. Camping Caravan World ha una
grandissima disponibilità di veicoli ricreazionali, ovvero caravan e camper, che si possono sia acquistare che anche noleggiare per il proprio tempo libero. Rappresentiamo dei marchi molto validi, di conseguenza venite a trovarci perché non troverete altro che qualità di prodotto. Beh, veramente, entrando nel tuo negozio devo dire che ci si è aperto un mondo. Grazie Andrea, grazie a te, presto Emanuele. E grazie. Ci vediamo. Naturalmente buone feste anche a voi. Altrettanto. Siamo arrivati a Merano, nel suo splendido mercatino di Natale, se vogliamo uno dei più belli dell'Alto Adige. Alle nostre spalle, appunto, lungo il Passirio, ci sono tutte le casette. Qui ci troviamo in Piazza Terme, le terme di fronte a noi, la pista ghiacciata, il parco giochi per i bambini. Più là, in Piazza Arena, troveremo la baita. Direi di andare a farci un giro. Nel mio shopping natalizio non poteva certo mancare la Galleria Ariston di Merano. Sono con l'anima di questa galleria, ovvero Christian. Ciao Christian. Ciao, buongiorno. Christian. Allora, in questo mese la galleria si veste a festa, Christian. Certo, adesso siamo arrivati già al periodo natalizio e la Galleria Ariston, come sempre, cerca di abbellirsi e di attirare ancora tutti i nostri clienti, tutti i nostri amici meranesi e anche i turisti che ci sono per il mercatino. Ricordiamolo, questa è una galleria storica, ha una storia dietro. La Galleria Ariston si può dire che è la galleria più storica che abbiamo a Merano, è della fine degli anni 50 e poi, diciamo, la cosa bella è che è una galleria larga, ampia, che permette di passeggiare con calma, diciamo, senza essere stretti, e quindi che offre una possibilità di girare con grande calma. I negozi poi negli anni abbiamo cercato di offrire diversi tipi di articoli, dove l'innovazione comune è praticamente il servizio. Si cerca tutti quanti i commercianti di dare un servizio, consigliare il cliente, cosa che non si trova dappertutto, diciamo. Quindi questa spero sia la nostra forza. Ecco Christian, appunto, cosa troviamo oggi in Galleria Ariston? Beh, oggi in Galleria Ariston abbiamo, come sempre, tante cose. Vabbè, noi come Robby DK abbiamo tutto il tempo libero, l'abbigliamento, tempo libero e sport e moda, uomo, donna e qualcosa anche da bambino. Abbiamo i parrucchieri, abbiamo la tessile meranese con il negozio di tessuti storico qui di Merano, poi ci sono new entry come il negozio di intimo Tamara Lingerie, che offre anche lei delle bellissime cose moda, idem Desiree, che è l'altro negozio di intimo che abbiamo qui. In più abbiamo anche il cinema, che offre una bella cosa da un po' di anni che è tornato qui in Galleria Ariston. E siamo tutti contenti. Christian, ti ringraziamo, ti facciamo gli auguri di buone feste. Buone feste anche a voi. Non mancheremo di venirti a trovare. Perfetto. In Galleria Ariston. Vi aspetto tutti. Siamo in compagnia del signor Luigi Loddi, presidente del Film Club di Bolzano, che gestisce il cinema Ariston di Merano. Benvenuto Luigi. Buonasera. Senta, parliamo appunto del cinema di Merano, da qualche anno è ripartito, ci racconti un po', insomma, com'è andata? Ma innanzitutto per noi era importante dare un valore a questo bisogno che ci è stato portato. Abbiamo avuto molta fortuna che il Comune di Merano ci ha aiutato ed è stato fatto un contratto con la provincia autonoma a cui appartiene la sala, che viene usata anche dalla scuola superiore. E con questo sostegno del Comune di Merano e con l'aiuto di tanti volontari, che questa è una cosa che bisogna affermare sempre, anche il mio ringraziamento personale, siamo riusciti a fare un programma per quattro sere alla settimana facciamo vedere 10 film alla settimana.
Senta, appunto, ci racconti quella che sarà la programmazione del mese di dicembre, insomma, legato naturalmente alle feste. Innanzitutto avremmo aperto ogni giorno, fuorché adesso i festivi, il 31 e il 24, e abbiamo cercato di confezionare il nostro mix particolare, che sono innanzitutto i film per i bambini e per i ragazzi, che come ho detto sono a casa. Ci mancherebbe. Poi l'offerta film, diciamo, da vedere con la famiglia, film, commedie da vedere con la famiglia, e poi la nostra particolarità, che sono i film d'autore, che hanno spesso anche un sottofondo di sociale. E allora ci vediamo tutti al cinema. Grazie. Arrivederci. Il Natale è innanzitutto un'occasione per ritrovarsi in famiglia, seduti a tavola per il pranzo o il cenone. E questa è l'occasione per cimentarsi ai fornelli e realizzare dei piatti deliziosi. Venite con me, vi consiglio un posto per fare la spesa. Appena fuori Merano, in via Laurin, per chi ama la buona cucina, il punto di riferimento è Max Siebenfercher. Ad accoglierci, ma soprattutto a deliziarci con i loro prodotti, c'è Claudia. Ciao Claudia. Ciao, buongiorno. È arrivato dicembre, sappiamo che è il mese delle feste, ci piace mangiare e quindi raccontaci un po' quali sono i piatti tipici del mese delle feste. Delle feste, ma soprattutto arrosti e carne scelte di alta qualità, roast beef, filetto è quello che va di più. Che viene richiesto di più, arrosti già pronti, preparati o anche tutta la carne già tagliata per fonduta e raclette. Prepariamo anche le salse. Però per chi volesse fare un bel regalo, molto apprezzato, ci sono i vostri cesti di Natale. Sì, volentieri li prepariamo anche individualmente come li richiedono i clienti. Ok, diciamo appunto a scelta, come preferisce il cliente. Sì. Benissimo, Claudia. Allora, noi ti ringraziamo, ti facciamo tanti auguri di buone feste. Grazie, anche a voi. E buon appetito. Grazie. Non ho ancora finito di fare i miei regali di Natale. Di conseguenza mi sono recato al centro commerciale Algo, qui a Lagundo. Saluto il direttore, ciao Mattias. Ben arrivato, grazie, grazie. Grazie a voi. Il centro è bellissimo, complimenti innanzitutto, tantissimi negozi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Cosa regalare per Natale? Magari a questo punto ci dai qualche consiglio. Non è facile, non è mai facile, diciamo, trovare un regalo, soprattutto da noi, in un centro commerciale così grosso, perché tutti si stanno impegnando tantissimo. Abbiamo tanta scelta, dai regali, diciamo, dai giocattoli per i bambini, dall'abbigliamento sportivo, come vediamo anche dietro di noi. Insomma, abbiamo qua la scelta anche, cioè possiamo anche andare a fare una bella serata al cinema, il Cineplex ci sta aspettando. Insomma, ci sono tantissimi negozi che adesso si sono tutti preparati, sono pronti per questa alta stagione, un mese di boom, un mese di full immersion, di full immersion e poi iniziamo già il 2024. E c'è anche un'altra novità che riguarda i trasporti, ce la racconti? Sì, questa infatti da neanche un mese abbiamo aperto di nuovo la nostra linea ferroviaria dove da lunedì a venerdì per adesso i clienti, ma non solo, viene col treno ad Algo, puoi lasciare a casa la macchina, ma soprattutto da marzo 2024 sarà aperta per tutta la settimana, 7 giorni su 7, dalla mattina alla serata tardi, perciò shopping, cinema, ristorazione, tutto accessibile via treno. E si torna a casa appunto in treno. Esatto. Beh, bellissima novità, particolare se vogliamo, se non unica. È l'unica, sì, e questa è un po' l'unicità, bisogna sempre un po' distinguerci anche da, diciamo, da tutto il resto. Siamo in un piccolo paesino, qua nel Burgraviato, perciò ovviamente c'è un'altra ottica, un'altra prospettiva, non siamo una grande città, però comunque ci siamo già abbastanza consolidati, ma abbiamo ancora tanta strada da fare, però quest'anno è andata molto bene, queste novità sicuramente ci aiuteranno in futuro e niente, Algo, avanti così. Tanti auguri. Grazie mille.
Alla Gundo c'è un centro medico davvero speciale, si tratta della Salt Clinic. Ce ne parla Beatrice, ciao Beatrice. Ciao, benvenuto, sono molto felice di averti qua. Senti, la Salt Clinic appunto, speciale perché? Perché è una clinica del cuore, tutti mi dicono questo, quando si viene qua bisogna lasciare andare lo stress e poi fare dei trattamenti il più naturali possibili. Appunto parliamo di aloterapia, crioterapia. Di crioterapia, parliamo di dimagrimento, di tonificazione, parliamo di osteopatia, fisioterapia. Siamo specializzati nella cura del dolore, nella cura delle malattie respiratorie, della pelle, nella medicina estetica non invasiva. Abbiamo dispositivi medici all'avanguardia e con questi dispositivi riusciamo a raggiungere dei risultati veramente eccezionali. Poi insomma sappiamo anche quanti sportivi vengono da te appunto per tanti, fare i trattamenti. Tanti, ed è veramente una gioia perché sono tutte persone, non solo ragazzi ma anche persone più adulte, che hanno un grande entusiasmo per fare la criosauna o per fare il workout nella nostra palestra, il Pilates. Sono veramente persone di grande cuore anche loro e di grande vitalità. Siamo vicini al Natale e quindi sì. È tempo anche di regali. Sì, è vero. Quindi anche immagino la Salt Clinic ha la sua gift card. Sì, abbiamo sempre avuto negli anni e abbiamo dato la possibilità alle persone di regalare la salute. Per cui ci sono tantissimi doni che si possono fare ai genitori, ai suoceri, ai figli, ai nonni, alle amiche, ai colleghi di lavoro, perché abbiamo i più svariati trattamenti che potrebbero donare. Bene, beh, io ti ringrazio. Prego. Ti auguro buone feste. Grazie, buon Natale, anche per te buon Natale. E comunque io il mio buono. Tu sei già ok. Il mercatino di Natale di Lagundo è una tappa obbligata. Il perché ce lo spiega l'assessore al turismo Cesare D'Eredità. Cesare, buonasera. Buonasera, buonasera assessore. Buonasera. È proprio vero, una tappa obbligata, perché lo dico proprio con gioia in qualità di assessore al turismo del comune di Lagundo. Lagundo offre nuovamente un mercatino veramente speciale, veramente unico. Questa atmosfera natalizia si ha solo in queste piccole realtà, un paesino di 5.000 abitanti, siamo lontani dal caos delle grandi città. Noi riusciamo, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione di Azienda Turistica di Lagundo e la nostra associazione Lagundo Active, a creare questo bellissimo mercatino che dà proprio, come ho detto, questa atmosfera di calma, serenità. Ne vado particolarmente orgoglioso perché tutte le associazioni del paese collaborano e questo sono proprio convinto che è un valore aggiunto. Parliamo degli eventi che si terranno in questo mese di mercatino. Sì, gli eventi sono tantissimi, non ne voglio elencare nel dettaglio perché chiaramente sono veramente tanti, però voglio dire, venite a Lagundo e scoprirete di persona di che cosa stiamo parlando. E allora, grazie assessore. Con questo, cari amici, noi abbiamo finito il nostro giro. Vi auguro a voi tutti un sereno Natale, le buone feste e adesso ci concediamo anche noi un ottimo brulè. Buone feste a tutti. Buone feste. Papin Sport, il punto di riferimento per la tua e-bike. Scegli tra i vari modelli e prenota ora online la tua e-bike ricondizionata su www.papingsport.com/shop. La paghi senza anticipo al momento della consegna. Papin Sport, a Bolzano in via Buozzi 5 e a Merano alla stazione ferroviaria. Vieni nell'Alpina Arena Senales e vivi la tua avventura.